Partito? Sì, ci Sì, sei siamo. partito. Oh, stavolta ci siamo, stavolta Stavolta ce la facciamo. vinciamo. No, perché questa è l'ultima puntata in teoria di Un'estate al mare. Dopo chi ha visto quella di Rolling Thunder che è nata in fallimento, poi è una puntata inedita perché non l'abbiamo caricata. Però stavolta Blood Bros, che è un tuo gioco comfort, si può dire, no? Sì, Aspetta, diciamo intanto. di sì, dai. E tanto meno ti ci giocavi Sì, questo. ha voglia, se ci giochiamo, ce la giochi. Tanto che metto la chat. Che è successo? Perfetto. Il volume c'è. Ci sentiamo tutti. Il microfono non lo metto qua. Lo vogliamo mettere qui. Ah, mettilo lì. Ti No, disturba? no. Perfetto. Faccio, metti così. È a posto. Quindi Blood Bros, cosa possiamo dire? Cioè, intanto è uno shooting gallery, il nostro genere si chiama. Dopo Certo. comunque lo togliamo quel ciaffo intorno che dà fastidio, perché poi visto che non è ufficiale, vedi, c'è tipo i mitra a caso, non so. No, no, Mitra c'era, era Sì, quello però più non è allungato. esatto, però lì fa vedere un mitra moderno, la Sì, pistola, così vabbè, è quello più proprio. che altro è da cecchino, non è un No, ma Mitra. infatti non è un No, no. bezel ufficiale, che sarebbero le Sì. illustrazioni. È il seguito spirituale di Cabal. Cabal. O Cabal, Cabale, vabbè, cabale. uguale. Vabbè, Non lo so. Ti giocavi a Cabal? uguale. Io sull'Amiga ci giocavo. Ah, perché c'è la versione console per Amiga, quindi. Sì, nella console era un Questo PC, c'è uscito diciamo. per console? Ma no. No, però lo sai che c'era. Ho letto che doveva uscire per Super Nintendo. Poi il game designer, Mr. Fusaki, certo, Mr. Fusaki, no, è il signor Fusaki. Gli ha preso malore e si è dovuto ritirare, mi pare di aver letto. E quindi non è uscito per Super Nintendo. Però, per Super Nintendo, cos'è uscito simile a questo che a me piace molto? Te lo sai? Era quello lì Sempre del per Super Far West. Nintendo. Che a Ce me n'erano piace. due, c'era Sunriser. No, no, vai, no. Dico Oh, ah, questo di tipo questo era. Non mi genere. ricordo come si Quello che chiamava. io ti dico Sì, sempre, Wild Wild Guns. Guns. Esatto. Wild Però Wild Guns Guns. non c'entra niente. Della No, no. Natsume. Però mi piace Dopo un po'. era sempre tutto un copiaticcio. Quello che vedevi era sempre preso Sì, da no, Cabal e chiaro. da tutti questi Questo forse, barbari. sì, è Questo perché, è il seguito. sì, nel 90, sì, un seguito Un prequel. ambientato, Un no, po' no, è, vabbè, sì, nell'altro era vabbè, nel coso, però ha detto se ci dai più soldi, esatto, se ecco. vogliamo metterla Sì, che, perché è anche il primo gioco. È anche il primo gioco fatto, cioè il primo gioco seriamente fatto bene. Anche se il primo era e sempre un comunque, capolavoro. TAD Corporation è famosa anche per Toki, che noi Toki. Quello conosciamo a memoria, ma lei è un'altra storia. della scimmia. Fa un po', e sa, Juju Densetsu. Toki, quello sì che era complicato. No, quella. Questo se non lo sapevo di Vamos, memoria. vai. Vai. Tanto non skippa Vamos. niente, No, vediamo. Stage 1, quanti stage ci sono? Te che no. sei. Ce ne saranno 8, 9, adesso non ci sei. Tu ti mi ricordo da ragazzo. Allora. Tanto guardo se la chat è attiva. C'era un segreto che ecco, ormai l'ho perso. In poche parole che Ah, quindi se. te puoi sparare come Wild Guns, Sì. cioè, puoi sparare i colpi degli avversari, Sì. non quelli luminescenti, no? Sì, tu puoi sparare Ah, anche allora. loro. Vedi, guarda, vedi, vanno via, Ah, ma allora spariscono. è come la meccanica di Wild È Guns. stato tutto copia e incolla. In poche parole, all'inizio, se tu sparavi dalla lettina per bene, scappava fuori la vita. Però Ah, lui, solo all'inizio sì, devi. solo che dà sempre 100.000 punti. 100.000 punti più le bombe. Infatti, a sparare le bottiglie serve un bel po'. Conviene. Sì, perché infatti, all'inizio c'avevo la mira da beccarlo qui perché non sono messo Però alla giochi. spaccare tu, anche su Qui Wild tocca Gun. spaccare tutto quello che vedi. Qua prendi i porcellini, danno i fucili. Ma sì. Sì. Porcellini neri danno i fucili, invece quelli rossi danno, se non sbaglio, Il le barile, questo bombe. serve solo per far Prendi, sì, i parare. colpi. Vedi, quello nero ti dà il fucile. Prendi che ti conviene, Cos'è che. Ah, ok. eh. Invece le bombe che ti tirano loro, se le colpisci, diventano bombe per Tipo le dinamiti, te. così. Dinamiti diventano. Loro tirano le Ok. bombe con le tonde gialle, se tu le colpisci, diventano dinamiti tue. Qua con la bomba spacca il ponte. Perché dopo è quella che arriva al 3. Ah, Vedi, bello. così almeno abbiamo meno cavoli da pensare. Ah, i dinamiti, ma te ne danno a rotella. Sì, te ne devo dare la rotella. Sta attenti questi perché spalano il riso, come li chiamavo io. Il riso. Sì. Porco due. Sta attento che sono un po' buffi Comunque è loro. molto. Io adesso non mi sono informato, ma non so se qualcuno ha lavorato anche a Wild Guns poi, perché è proprio uguale, c'ha Beh, proprio le stesse tanto. mosse, cioè nel senso anche cioè, i dirigibili a una certa. Ma tanto tu hai detto l'hanno un po' copiato, ma avranno cambiato il nome, non è di. Chi è Zappinger? Non mi sono scordato. Oh, bella comunque. Allora, intanto se. Prendi quello lì, ecco, Oh, ha questo ti dà il sgravato. mitragliatore. Perfetto.
Buonasera. Questo è un po' su. Qui adesso c'è il boss del treno, eh. Ai ai ai. Ti spara. Ah, il boss del treno che lo devi sparare. Ti arrivo da lontano, comunque sia. Ti dà anche dei soldi, però io per le vite, capito? La bottiglia. No, sono morto, la prima morte. Comunque, questo te lo facevi San Credito? Sì, io sì, quando ero... Sì, perché giocavo solo qui, a sto in sala giochi. Quindi... Ha detto che aveva già sparato. Poi già mi piaceva il far west a me. Sì, anche io. Quindi... Ma le granate già posso... No, non sprecare le granate, che già quando arriva giù vedi che già quasi mette energia, manca a spararle. No, perché c'è la barra da fuori. La barra è quella di sotto, ti pensa che spari adesso i binari, ma vedi? Ah, alle ruote. Alle ruote, okay, okay. E poi questi qua si muovono. Questi qua in mezzo se vuoi sparare. Ma dopo arriva, adesso è mazzo. Sì, no, ma che c'è mazzo? Perché ci viene messo? Perché è passato. Ma no, no, che c'è messo? Sta lì fermo, butta sui sgherri e poi basta. Ah, non ci pia sotto. No, non è. Perché noi siamo sui binari, che ne sa? No. Vabbè, la prospettiva sì, ma. Noi siamo ok, dietro, Madonna, capito? Okay. Un bel treno non rumoroso per quel tempo. Ecco, tu basta che ti metti di qua, tu sparavi lì e questo era un po' bifido, ecco. Sì, è un po' strozzito. Se non vedi, tira le bombe, non è che non ti dici nessuno di lanciare le bombe. Quando vedi che sei in difficoltà, bombe lanciale perché... Sì, ce ne dà manetta. Questo è lo Zeppelin. Stage 2, praticamente fa vedere tutti gli scenari, pensavo, certo, che era una panoramica generica. No. Ogni stage ti fa vedere quello che il muro che c'è. Questo è dirigibile. Siamo dentro. Ah, no, dopo, ok. Quello difficilino, mi sa che mi ricordo, era... il serpente. Ho uno serpente nello stivale. Dai, ci sapere. Era Toy Story. Ah, Toy Story. Sempre nel Far West. Cioè, se lo dice. Comunque la latina serve una balla. Perché ti danno un sacco di... Perché ci giocavo molto con la latina, anche se lo giochi. Oltre che la facevi palleggiare. Palleggiare, avevo preso la tecnica e mi dava... E qui spacca le montagne. No, solo per i punti, non è, sì, perché sì, la sì, vita, no, non è che... No, no, io ho messo che la vita ce la dà, perché puoi impostare, no? Ah, però sei invulnerabile quando... Ok. Pacca tu! Si vuole... ecco, ok, scusate. Ok. Perfetto. Oh, cinghialetto. Esci il cinghialetto, il porcellino. Questo si può lanciare le granelle a lui. Sì. Ma perché non si spacca qui in questa versione? Cosa? Le montagne. No, abbiamo spaccato tutto. No, ti devi credere, no, ecco, no, ti devi credere, no. No, vedi? Ah, ci vuole un po'. Cazzo, io ci ho buttato tutte le granate. Dopo c'è una versione bootleg che si chiama West Story, ma non so cosa differisce. Sai che c'è, allora, il bootleg, West Story. Qui buttiamo giù il ponte. No, vai, bravo, perfetto. Qui c'è le capanne posso... Sì, però penso al pesce, al pesce. Tanta roba c'è da spazio. Solo il pesce, perché da più al te prendilo. Quando questo se non muore, perché sta tanto le canone. Questo devi lanciare un po' le bombe che non ce l'ho. Oh, vedi che è uscito un gioco che è comfort. Cioè, allora, memoria. Io perché la memoria mia risale negli anni 90. Ma è questo che ci piace in questo forum. Non è che dici ci ho rigiocato un tel 2004. No, hai fatto bene. Ti dico che questa è la prima volta che ci gioco. Non so se ci ha giocato sta mio fratello quando c'è i primi emulatori, non lo so, però no, forse sì, una partita. Io questo è solo il gioco che ci giocai tanto, era sempre l'estate. Se no, di sto genere, ti ricordi NAM 1900, quello lì del Neo Geo, che è simile? Da sì, questi qua, gli unici che ho giocato erano questi qua e basta. Dopo se ne sono giochi... Cabal e... belle questi qua, dopo sono giochi da noi c'erano, però c'erano pochi. C'erano poche console dentro, cabinati. Oh, bello sto stage. Ci sta attento, prendi questo qua. L'indianino. Spacca tutto qui. Ci sta attento che sparano. Ecco, questo, soprattutto questo. Che è a Bobo? Apri uno di quelli, tira intanto. Il fusile? Sì, Spara tutto, spara anche sto nemico. Ma perché c'è perché tu hai la barra generica dei nemici, vero? Sì. Poi ho visto un video di un ragazzo che è bravissimo. È quello lì che dico. My word, no? Lui mi scala. Spara sempre il dirigibile. Lui questo lo fa in un credito. Ah, ma non ti ho detto, non sì, è sì. Anche perché te sei mai morto, Sì, sono finito una volta, ma beccato per sbaglio.
Vabbè, ci sta. Ah, vabbè, va attento. Ma ero in mezzo. Appunto, devi sempre schivare con un salto. Che sei invulnerabile. Sei invulnerabile. Ci devi pensare perché la cavi di... E poi ogni volta, ogni tanto, la latina ti dà come ricompensa un fucile mitragliatore. Sì, però se la dice la palli... Orco 2, se ecco, la palli... Ecco, se vedi, quando vedi tante gente, butta le bombe. Tanto sei invulnerabile, ok. No, allora, adesso qui c'è il dirigibile. Vai, inizia a sparargli. Tagliamo anche questi, perché questi sono bastardi. Io ho lanciato tutte le bombe. Bene. Questi sarà... Orco 2, benissimo. Questi uguali a quelli dei Wild Guns, oh, ma incredibile. Ma non è che la TAD, alcuni della TAD poi hanno lavorato per... È da sapere. Ma che... allora, che poi questi qua li puoi anche sempre riposare, eh? Quindi sì. Li puoi... Distrugge? Sì, sì. Spara questi qua perché questi sono stronzi, eh? Sì, perché fanno le palombe. Le palombe. Sì, che non so in partita, però ho capito, tanto i Wild Guns lo fo anch'io quasi sì. Con pochi crediti ed è un sì, come stai giochi a Wild Guns io ci perdo 20.000 vite. Quello è un gioco che io ho su ogni piattaforma, dentro sta casa, qualsiasi console che accendi c'è Wild Guns installato. È come da me della Ghost Slayer. Per me è perché ce l'ho per Switch che è nel Nintendo Classic, lì, Super Nintendo Classic. Ce l'ho su PlayStation 4 la versione Reloaded, sul computer ce l'ho sull'emulatore perché ci ho fatto l'episodio, ti ricordi sì, l'episodio? Visto. Questo era i corvi. Ah, cioè no, il corvo che... Il corvo. Questo l'ho visto giocare però, è vero, c'è il corvo. Qui c'è il corvo. Che è tipo pterodattilo pare, sì. Quanto è grosso. Guarda quello, il bifido. Qui spacchiamo lo sfondo dietro. Qui sono bifidi dentro le casse. Questo è un genere. Fanno il riso. È un genere molto particolare perché shooting gallery si chiama, come se tipo te senti una galleria, cioè tipo un corridoio e spa, tipo come quella, come si chiama, l'attrazione del circo. Ma no? Infatti vedi, mi dispiace per la generazione di oggi che questi giochi purtroppo come giochi d'aereo spara tutto d'aereo. Non dici? Esistono più. No, shoot'em up, dici? I giochi d'aereo normali. Perché c'erano da solo giochi, no, in combat dici proprio spara tutto verticale, orizzontale, quelli che guarda, sono morti, non allora, esistono più. In realtà qualcuno ne hanno fatto di nuovo, qualche indie carino. Indie, però originali, se guardi, una volta erano pieni solo giochi, ce n'erano uno scatafascio. Oh, sono morti tutti, punta clicca. Sono morti tutti, sono dei generi un po' morti. No, sono tutti morti, ormai c'è altri tipi di... Anche si divertono, capito? Li puoi anche allungare, poi puoi fare quella grafica tutorialistica, sai che... Orco 2. A me fare un gioco così western mi piacerebbe parecchio. Meglio questo o Dead Redemption? No, adesso non diciamo ragionate, No, però voglio dire... che questo è un genere, è molto arcade sto genere, però tipo se te me lo fai, a me non piace, tipo se me lo fai con la grafica 3D fatta bene, sì, questo, certo. A me non piacerebbe perché non si capisce niente, tipo io ho giocato a Strider nuovo, è tutto scuro perché il 3D fa perdere un po' quei colori belli, capito? O lo fai in tipo a cartone animato. O fai a cartone animato, o puoi farlo anche a cartone animato. Cioè basta che sia una grafica chiara. Devo spaccare tutto il treno. Questo è tipo uno stage, no, è normale. Sì. Butta giù le cose qui, Dove butta giù? Le gallerie? No, le gallerie, sì. Perché scappano questi minchioni. Sono i respawn. Maledetti, una generazione di bastardi con le scelte. No, Orco 2, l'ho capito, perché appena finisci la cosa... Perché qua ne scappano tanti, quindi inizia a fare... c'è la vita, prendi tutto, buona. Ammazza tutti te, ammazza tutti te. Bravo molto. Qui tocca stare attenti ai Zeppelin, ma che... Zeppelin, cara, mi sembra del 1800. No, sì, vabbè, mi sembra di modo del 1800. No, ma i Zeppelin anche quelli nella guerra mondiale... Sì, vabbè, i dirigibili, chi cazzo li va a chiamare più Zeppelin? Non so. Sono vecchi. Devo dirci qualche novità. Eccolo, qui ci trova il boss. Sì, qua c'è la latina. Oh, bellissimo, comunque questo scenario stupendo, la palette è fantastica. No, ma questo è verde, viola, così. Infatti peccato che hanno... l'aereo, non è ancora al volo. No. Dopo arriva, ok. Infatti mi ricordo c'era una bestia. Ma dopo sputava i cuori, sputava i cuori. La bestia. Questi chi sono? I loschi? Sì, pervertiti. Ma salvato il coso, ma salvato. Poi il barile per la prima volta. Questo è tipo Bang, no? Il barile. Magari. Tipo Bang, No, Non si vede che gioco con questo Bang, niente. Questo è il gioco di Bang. Sì. Non c'hai le carte, ma non lo guardo.
Eccolo. Si chiamava quello l'indiano di Bang Bros. Sì, Cosa c'ha? No, ce l'ho io a casa, Sì, Bang. sì, Action Bros. Ecco, eccolo, eccolo. Adesso ecco, si può iniziare per il cavolo, ma è gigante. Ci guarda che roba. Adesso lancio le sfere, ma ti colpisce di tutte. Ecco, ma tre. Sono tre, ma non avete paura. Tutti sono bravi. Questi muoiono prima? Sì, questi sono gli R. Ah, ma basta che stai a cena. Sì, non sono una questione di difficoltà. No, no, a me il fuoco, non ho visto la. Arca Madosca, per prendere il fucile come un ciambotto. E prendo il fucile come un ciambotto. Pensavo che non mi prendesse il fuoco, invece quel minimo. E lì sta in mezzo. Te piglia, c'è un culo della Madonna. Il pulcino fa quel co. Ah sì. No, gli ammazzi perché è come se ammazzassi il mostro, eh. Dal. Orco io non l'ho visto. Gli scala la vita. Scala la vita è uguale. Perché sennò come fai? Le butte la quantità industriale, non si sa come fa. Però ti ammazza anche i suoi fiori, ammazza. Una divinità. No, cavolo, mi è andata bene. Oh, col fucilozzo. Aspetta. Col fucilozzo e sparando i pulcini abbiamo fatto, ha scalato eh sì, no, no, ci sono tanti, sì. Che cacchio si sente bene chi mi stia seguendo. Chi è Zappinger? Non mi ricordo. Che ha le cose, fa? Butto giù sempre le case, eh? Alfi laggiù arriva. No, quelle case laggiù, perché quelle case laggiù? Cioè, quelle case qui, quelle laggiù devo usare. Non lo so. E tutto, io sveglio di fuori. La miseria è lì. Non devi mettere, sta sempre protetto, quindi sono io, sto zitto zitto, mi proteggo. Ma perché lì conta come. Conta sì, se ti arriva uno sparo ti conta come protetto, tranne ste bombe. Però ti conta come protetto. Devo capire, però è bello, non ci rigiocheremo in più. Non c'è niente da capire, sto già. Spari e basta. Spari, no, spari no. E salti così ogni tanto quando ti cagano. Non c'è niente da capire, spari e basta. Oh, non l'ho preso. Oh, sono schivato, quindi. La capisce zero. Cioè se sai che c'è qualcosa che ti difende, un barile o una trave o un qualcosa, ti puoi difendere. Qui no. 4-2. Questo qual era? Questo qual era? Questo sa che è una roba che mi ricordo vagamente poco. Questo mi sa che era un po' difficile, c'erano un sacco di mine. Ecco, di questi qua. Ecco, questi qua ti sparavano subito. Però questo era buono perché ti davano un sacco di bombe, una marea di bombe. Sì, guarda che roba. No. Perché ci sono questi qua che non li ammazzavo mai e mi davano un sacco di bombe. Comunque qua io uso la tecnica di Wild Gun, che lui quando spara non si muove, puoi fare a scattino. Invece quando ti muovi, cioè ti devi togliere lo sparo e cioè, vado, stiamo a fa balla tutto. Allora io sto a fa balla tutto. No, comunque, vabbè. No, no, ma tanto non si rompe. Piano no! Porca miseria, sono stato scarico. Mi ha salvato quel pezzo di trave. Via via, vedi? Però. Che l'unica roba. Ma vedi quelli con questa trave? No, questa trave, se c'è. Infatti prima ho avuto fortuna, questa trave, se ci passa un palino. Ti protegge, sì. Non l'ha fottuto una volta, vedi? No, la tab corporation ha fatto anche sto legionario, dici ti ci hai giocato. Io mi sa che. No, ci ho giocato una volta che era scappato proprio in sala giochi e poi dopo. Non ci ha giocato nessuno. Beh, è strano comunque, non. Ma sembra figo, da tanta so. Gente che ha giocato dove avrebbe avuto un buon successo madornale, non ha fatto più seguito, più niente, più un gioco, più un sequel, niente. Di più cazzo di Panger è bello che non si sa il perché di Panger hanno fatti 300.000 tipi sì, tutti uguali e questi qua che mancuno di sto genere. Io ho giocato nella prima stagione Alligator Hunt, ma non era tanto bellino, quello dei fiolini, no? Sì, sì. Quello lì con lo skateboard, però a me piace, tipo questo mi piace, mi sta piacendo molto. No, questo è bello perché è tecnico, vedi, ci sono due regole da seguire al massimo e quello mi piace, questo è il gameplay puro, cioè sì, quello che devi stare molto riflessi pronti, capito? Di vedere chi ti spara, chi non ti spara, dove escono. Oh, guarda che c'hai. Sì, ma mi sa io che ho perso il 4, l'ho perso no, già. Ah, il serpente, il serpente. Sono morto perché. Io sono morto tre volte. Ma te si se fa meglio, No, perché prendo la lattina, ti dai punti, prendo un sacco di punti io perché. Non lo so perché. Perché lo conosco, capito? Più punti prendi meglio è. Questi basta. Ah, ok, vengono. Ci sono da proprio tutto questo. Suino? Ci sono i fratelli di sangue sono. Hanno fatto il patto di ammazzare queste tribù. Ah, la trama sa qual è? Praticamente loro devono prendere il più cattivo, ecco. Di Dodge City, che non mi ricordo come si chiama. Il boss, eh? Sì, orco 2. Ecco, questo era il brutto. Poi ti tirava anche questi. Ma non tu devi cadere. No, non devi cadere, devi stare attento, devi. Andare via dal fuoco e sparare queste bolle. Quanto scappa? Noi abbiamo giocato. Queste bolle devi sparare bolle, tutte. Ma le bolle? Le bolle perché ti vengono adesso ti ammazzano. Ah, solo per quello? Sì, dici niente. Devi niente, capito, ti ammazzi. Vabbè. Ecco, sono morto io. Hai sbagliato. Vai, questo qua.
mi sono messo in mezzo. Bastardo. Non stiamo togliendo niente. Arriva Porcello Rosso, nero. Porco Rosso. Porco Rosso, cazzo. Allora, mi sento ferito di... Cosa? Di studio qui, Gigi. Adesso esce nuovo. The Boy in Heaven. Ecco, stiamo qui felici e contenti. Adesso dobbiamo essere più dritti. Felice e contento, porcellino nero. Eccolo, poi daccene due. Grazie. Ma tocca, fa così per poterci tutti. No, è un perso lì. No, no, trovate io una cura. Cioè uno tocca chi protegge, l'altro spara. Sì, ma chiaro, tanto delinquente. E noi che andiamo, più che altro noi che andiamo a rompere i coglioni. C'era un serpente in il giardino mio, Porca. Perché non è che era lui. No, era una biscia. Non era pixelata. No, non era lui. Oh, il suino? Dai, non importa. Porca puttana, scala. Oh, sempre davanti al fuoco. Scalava la vita. Perché due volte ho preso il fucile, una volta, mi ricordo. Questo era il quinto stage, ma mica mi ricordo di qual era. Questo era difficile, eh? Donna Jenny. Vedi, questi barili di difendono di spaccare. Io prima ho fatto un casino. Cerca di sparare più che altro sti cosi madornali qua. Ti danno anche questi qua. Ok. Qui sono già lì. Porco due, questi come stai? Oddio, è vero, c'erano quelli. Tocca sparargli. Tocca chi li salti. Quelli stai basso, li salti, non me li ricordo. Oh madonna. Intanto si può sta basso, cioè però mica mi ricordavo più di questi, questo come stai? Quando vedi qualcosa di verde salire sopra la bandiera. Porca paletta. Per prima volta sono morto anch'io adesso. Il mio primo continuo. E già io riniziavo il gioco da capo. È così che si finivano i giochi una volta. Ah, quello della bandiera che fa? Perché? Lancia i boomerang. Ah, è lui l'infamone. Sì. Perché una volta sono giochi, c'era un impatto da noi quando si giocavano i giochi. Cioè? Che quando morivi, dove arrivavi, dovevi riniziare tutto il gioco da capo. Anche se era alla fine, con un gettone. Ah beh, sì, così per fare posto all'alto, no? No! Giocavi sempre te, però per ricordarti meglio le cose. Ah, no, certo. Capisci tu, anche se tu eri l'ultimo boss, ti mancava tre. No, da qua, sempre così. No, certo. E io da quella volta ho sempre fatto così, tra adesso che... E tu siamo nel cubo di lui, No, non è l'ultimo comunque. Ah, ok. Oh, quello sì. Ecco, anche che questo è uno dei livelli più difficili comunque. No, ma infatti consiglio sempre a chi vuole, tipo, stavo lì forse nella volta scorsa che poi non è uscita la puntata. Che se te vuoi imparare un gioco di questo tipo, arcade, che sono super difficili, tu ti metti, prendi l'emulatore o dovunque ti pare, ti metti in credito e dove arrivi, poi il giorno dopo ci riprovi, capito? Ci stai 10 minuti al giorno, neanche, cioè dipende quanto sei fuori. Se ti piace il gioco ti ci metti, quando l'hai finito due o tre volte che lo sei a memoria, via. Infatti ecco perché Wild Guns e Outrun ce l'ho sulla Switch che è una, e sul 3DS addirittura, perché sai che su PS4 non c'è Outrun. Ah, sì. Su Switch e 3DS, infatti sono una versione bellissima, a me Outrun sono appassionato, non l'ho mai portato. Che delle macchine ero Outrun? Sì, quello che c'è la Ferrari, sì, no? Che non si poteva mettere a Ferrari. Quello mi piace, tosto, Mi piace un botto, solo che poi c'è l'età mia, 89. Cabal invece c'è l'età mia. No, anzi, sono più vecchio. Forse questo è un anno più giovane di me, Blood Bros. Cabal era dell'86. No, 88. Ah, 88, io sono dell'83. No, infatti, Cabal... è il primo gioco della Tad Corporation, poi 89 Toki hanno fatto, quindi hanno cambiato genere, poi Blood Bros. Perché hanno fatto due fottuti, si può dire, capolavori. Sì, assolutamente. Cioè Cabal per me era come questo qua in versione anni 80. C'era la prima volta che vedevi uno che sparava così, capito? E ti da dietro era di lusso, era. Così in prospettiva non esistevano quella volta i giochi dell'Amiga. Sì, esistevano, però non da sparare così, capito? A 360 gradi. Che quasi simula una profondità, no certo. Quindi già vi gasavate. C'era Bellino molto coso, quello che dopo ha inventato tutti i sensibili social, Cannon Fodder. Ah sì. Quello che Cannon Fodder 1 e 2. Strategico, no? No, cioè nel senso... vabbè, c'è pupazzini, se te ne muore uno te ne nasce un altro. Sì, cioè abbiamo giocato nell'amica tua, quella a casa tua. Più lo porti avanti, più... qui c'è il boss finale. Allora, è l'ultimo. Ma abbiamo più il mio, quello, prima prendi te,
Il boss, se mi ricordo bene, il boss toccava sta solo in mezzo, ogni tanto spostarsi, ma ogni tanto. Orca! No. Sai che ho detto che sto indiano, hai detto? No, che sto indiano. Tutto mi ricorda Bobo di Double Dragon, no? Gaison. Ho visto Double Dragon nuovo, che no, Gaiden. Sinceramente le robe nuove così non. Ah guarda, quello lì infatti secondo me è molto fedele. Cioè... lo so, come Street of Rage nuovo, non è che. No, ma... non è che me neanche le tartarughe, perché mi è piaciuto le tartarughe ninja, quelle nuove. Sai cosa posso dirti? Sono in parte d'accordo, allora io sto capolavoro secondo me, però. Io preferisco che comunque allora perché Street of Rage 4 è disegnato a mano, cioè c'ha lo sprite, cioè non c'ha lo sprite a pixel, capito? Sì. Invece Shredder Revenge c'ha una pixel art, come dicono i giovani, cioè c'ha, perché una volta era gli sprite. Ah, ma non avevi anche il treno? Ah, il treno. Infatti tu hai detto non era alla fine. No, gli sprite sono. Aspetta, spacca tutte ste minchiate con le bombe, che ce ne 28, spara ste minchiate. Le bombe spara con le minchiate, porco due, così veloce. E appunto devi sparare queste minchiate perché sparano veloci. Bravo, grazie. Anche questi, di bocca forte. Ah, bocca forte. Ah sì, anche bocca forte. Sbrigami un po', anche questi qua, cannoni via. Suino. Swinish. Questo mi piace perché è bello, cioè. C'è una grafica che distingue bene. È invecchiato bene. C'è basta. Il blu e il rosso. Ancora questo gioco è invecchiato bene perché ancora i giochi ha il suo fascino. Non scatta. Eccolo. Mettiti qua, mettiti che qua. Che sprite è fighissimo. Mettiti anche... qua e inizia a sparare. Sta fermo, non ti muovere. Non ti muovere. Adesso non mi ricordo più. Io non mi muovo, ma c'ho paura. No, cioè, muovo. Oh, io non mi muovo, Faccio come Zoro. Continuo. Arcamadosca. C'è la chi ignorante. Vai. Questo cavastaglio in mezzo. Ecco, lui niente faceva così, cioè, non ci capiva niente alla vita. Ah, però vedi, mi ha anticipato. Ah no, mi ha anticipato perché. Ecco, questa queste qua, tac. E via, tac, che lui fa. Ah, lui c'è anche la smitagliata. Sì, ma la smitagliata pure è finita con blu. Beh lui è grosso, un bel certone. Sono quelle. C'è la bella, l'unica roba bella che c'ha il cappello. E che lui c'è nudo sa il cappello. Nudo sa il cappello. Cosa cazzo gli c'è? Lui cazzone frega. È un cazzone. E wow, mitragliatura che c'ha un raggio del cavolo. Poi non ho capito se spara lui. Wow. Oh, vedi? È stato stolto, devi stare fermo. Un attimo, ecco, mi stavo confondendo con te. Te sei abituato a immaginare sei il cowboy. Poi l'indiano è porco due sbagliato. Cioè, il boss più semplice della storia del mondo. Sì, anche perché te gli puoi distruggere i proiettili. C'è il finale? Sì, non me lo ricordo. Sì. Vedete che loro vanno via così. Cioè, Marco. Anche Cabal andava via così, Sì, sì, no. Non gli hanno fatto niente. Big Bad John, The Most Wanted Outlaw in Dodge City. Questa è la storia. The Missing Treasure. Eccoli, grandissimi. Tipo la cosa, la Predator. Sì, Hey, dillo! Esatto. Anche loro fisicatissimi, c'è cioè sì, indiano sì. Che no. Oh, c'è da scrivere il nome. C'è da scrivere? Cacchio. Scrivo Dan come al solito. The Journey Back. Sì, ciao. Ah no. Dai look, come scrivevi? Come scrivevi? Ti annoverai. Io. La prima volta che mi scrivo look. Scrivi per i. Tendo 6. Ah, Luca! Primo ragazzi. Bello. Abbiamo finito anche questo gioco. Vedi, questo è stato semplice. Con un coso l'ho fatto. No, bene, infatti te c'hai il top score. Stoppiamo? No, no, nel senso, ti finimo di dire ultime robe. No, okay. No, tanto è finito. No, non ho capito perché. No, no, ma se tanto mica se stoppa in automatico, devo stoppare io. E niente, dai, Blood Bros. Abbiamo finito, dai. A me è stato semplice, era come Rolling Thunder. No, Rolling Thunder lo rifaremo. No, vabbè, ci fregava solo l'ultimo boss e basta, perché sennò alla fine... Comunque questa è quasi... Se no, allora io devo vedere, il 23 finisce l'estate, quindi questa io lo con te ospite, no? Volevo fare quest'ultima puntata. Vogliamo fare una doppia puntata, dato che abbiamo il tempo... Allora, è molto semplice. Se vogliamo farla, io stoppo e la rifaccio. Perché così ho due video separati. Facciamo Golden Axe. Dai, allora state sintonizzati. Tanto è presto. Settiamo due cavolatine e ci famo una doppia puntata che caricherò per il giorno dopo. Una doppia dopo. Libidine. Libidine.
E niente, adesso stop, ci vediamo a breve dopo la pubblicità. Non è vero, non c'è pubblicità. Ok. Boicottate tutto, ciao. E niente, ci vediamo alla prossima. E